avevamo parlato della stina del fino, eccola qua, e la dobbiamo posizionare, va messa praticamente così, infilandola, e qui sarà un problema farvelo vedere, sulla barra fissa tra il pettine fisso e gli aghi, cioè un minimo di accortezza. Vediamo quando ve la faccio vedere che arriva, eccola. Questo ci permette di lavorare il punto più stretto, più compatto. Eccoci qua, mi servono tutte e due le mani, guardate, non fate altro che infilarla tra gli aghi e il pettine fisso, aiutandovi chiaramente con questo gesto a farla scorrere dritta, altrimenti vi si piega e non riuscite, e beh, stamattina do i numeri, non riuscite più a infilarla. È un gesto di un secondo, chiaramente metteteci l'emozione e tutto il resto, ed ecco qua, l'abbiamo posizionata. Ripeto, chi non l'avesse, non succede niente, nei rivenditori non costa nemmeno tanto, di solito viene data con la macchina. Facciamo un giro per ricontrollare tutto. Abbiamo montato il nostro braccio lateralmente, abbiamo montato la doppia frontura e al lavoro, abbiamo montato il tendifilo con, spero che si veda, ecco, con tutti e quattro i fili, e chiaramente la scheda che abbiamo scelto la blocchiamo, e adesso vi faccio vedere come mettere i fili posizionati nel cambia colori. Ecco qua, questi sono i quattro fili pronti, e ora guardate, cercate di farli passare tra le due fronture a sinistra. Ecco, li ho fatti passare, c'è adesso dove li fermiamo. Sotto alla frontura c'è una graffa e sarà difficilissimo, guardate, ecco qua, c'è una barra in cui filarli. Riesco a farvelo vedere, un po' difficile, ma c'è questa graffa qui ed è pronta. Adesso li andiamo a posizionare partendo dal numero 4. Spingiamo il numero 4, eccoci, viene avanti la graffina e noi ci mettiamo dentro il filo. C'è anche una leva laterale, ma noi spingiamo quello accanto, ci mettiamo il filo seguente, ancora quello accanto, mettiamo il terzo filo e l'ultimo non lo aggiungiamo, lo lasciamo aperto perché è quello che ci serve, il numero 1 è quello che sarà la base, quindi quello con cui lavoreremo. Ora, per posizionare la macchina, per avere questo tipo di lavorazione, dobbiamo mettere in lavoro tutti gli aghi, sia sulla prima che sulla seconda frontura. E nel nostro caso ho fatto da 30 a 30 per prendere la parte centrale. Chiaramente io ho sbagliato perché non ho fatto una cosa fondamentale, non ho messo la leva, sperando che si veda, ad H, così. Leva su H. Aghi frontali spostati. Abbiamo posizionato i tre fili al loro posto e adesso prendiamo il filo di base. Un attimo di pazienza. Chiaramente sempre bloccata la scheda, lavoriamo
la scimosa, o per meglio dire un tubolare di alcuni giri, quanti necessari. Ora abbiamo fatto i punti e ci troviamo da questo lato, quindi mettiamo selezioniamo su KC e con molta calma, stando un po' attenti, io ho usato 3 di tensione, di più non è il caso. Ecco, una volta che siamo arrivati in questa fase, dobbiamo spingere i 2 tasti part. Aspettate, forse riesco a farvi vedere. Ecco, premete i 2 tasti part e sbloccate la scheda. Ora la difficoltà è nel seguire costantemente il numero della scheda. Ora la scheda segna il numero 2. Noi sappiamo che quando arriviamo qui, prima di tutto dovete sentire un click. Prima del click, che è piuttosto forte, quindi basterà farci un po' d'orecchio, noi avevamo lasciato aperto questo e spingiamo avanti il secondo colore, cioè la macchina ci sta chiedendo il numero 2 di filo, di filato. Ora voi vi accorgerete che avete una gran confusione di fili, sperando che riusciamo a farvelo vedere, ma è anche pur vero, ecco, seguiamo il carrello, che man mano che avanzate se ne posizionerà di nuovo uno solo, in questo caso il blu del numero 2. Se avete fatto tutto bene e non ci sono impicci, i fili vi si devono presentare non incrociati. Vedete? Non ci sono incroci. Sarebbe stato sbagliato se il filo fosse venuto così, ma il filo è incrociato libero. Potete proseguire tranquillamente. Facciamo il giro andata, non dobbiamo più toccare i tasti, solo seguire la scheda. Ora ci dice di nuovo il numero 1. Quindi noi andiamo di nuovo qui, sentiamo il click, rispingiamo il numero 1. Ecco qua, è passato il numero 1 e adesso tutta la scheda fino in fondo, seguendo la numerazione, è l'unica difficoltà. Ecco, l'inconveniente che può succedere è quello che è successo a me, è proprio successo anche a me, in un attimo di disattenzione. Guardate, il filo, il numero 4, non l'avevo controllato bene, si è impigliato nel pettine fisso e questo è quello che si è creato. Cioè, praticamente in questa soluzione non possiamo far altro che, purtroppo, ahimè, si è tagliato tutto il lavoro e non possiamo fare altro che toglierlo, e diciamo che succede molto più facilmente di quanto si possa prevedere. Ecco, è un lavoro che va fatto con molta molta calma e molta attenzione, perché altrimenti si taglia con estrema facilità, cioè cadono le maglie e non possiamo più farci niente. Guardate, un filo non passato ha fatto cadere tutto il lavoro. Per disfare, ora che c'è successo, se vogliamo recuperare la lana siamo costretti a farla su 4 fusi diversi. Quando sentite che il filo non cammina più, dovete recuperare il secondo. Purtroppo lo potete fare solo manualmente, però diciamo che da un piccolo incidente abbiamo risolto un altro problema e riniziamo, non rifacciamo un altro, non è successo niente.